Siamo qui con Susan Dabbus, giornalista italo-siriana, per parlare di Siria. Sono passati ormai 4 anni dall'inizio del conflitto e ci chiediamo che cosa è cambiato nel paese, nel contesto regionale e internazionale, quali sono gli elementi che ci possono permettere di pensare a un futuro per il paese al di là di questa terribile guerra. Ah, diciamo che la Siria è passata attraverso diverse fasi. C'è stata la fase cosiddetta della ribellione, delle manifestazioni pacifiche che sono state appunto represse nel sangue, e questa prima fase si è conclusa poi con lo scoppio di un conflitto vero e proprio. Ci siamo purtroppo assuefatti alle immagini dei bombardamenti, della violenza, immagini che risalgono al 2012, al 2013. Basta pensare alla città di Homs, che era stato appunto il simbolo più cruento della repressione da parte del regime di Bashar al-Assad. Ecco, questo ce lo siamo già lasciato alle spalle, perché oggi il tema è l'ISIS, oggi il tema appunto è lo Stato islamico che avanza nella zona orientale della Siria, mentre c'è un regime rafforzato e legittimato addirittura dalla comunità internazionale. Quindi siamo di fronte ad uno scenario completamente diverso. Troppo difficile fare delle previsioni. Quello che però è inevitabile, stiamo assistendo in questi giorni all'ondata di profughi che cercano disperatamente di raggiungere l'Europa. Ecco, è inevitabile chiedere alle persone di smettere di sperare in un futuro migliore e di rimanere nelle condizioni misere che si sono create nelle baraccopoli che ospitavano i primi campi profughi, che oggi sono degli slam praticamente, nei paesi limitrofi come Turchia, Libano e Giordania. E come vedi l'intervento della comunità internazionale sulla Siria? Quali sono i limiti e quale potrebbe essere uno scenario futuro? Ma io purtroppo ho una memoria abbastanza buona, per cui ricordo perfettamente quando la comunità internazionale poteva intervenire con successo, ed è diciamo un momento molto chiaro che ho dell'estate del 2012, perché mi trovavo al confine tra la Turchia e la Siria, e i gruppi dell'opposizione anti-Assad si sentivano forti e avevano bisogno del supporto internazionale per avanzare. Sono quegli stessi gruppi che oggi il segretario della difesa americano ammette essersi ridotti a due o tre, cioè non possono fare la differenza. Sono appunto persone che sono state abbandonate a se stesse, per cui i cosiddetti gruppi dell'opposizione siriana si sono poi divisi, e hanno chi raggiunto i gruppi di estremisti islamici, chi invece lo Stato islamico.